una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata come sempre in cui affronteremo molti temi, parleremo di salute ma parleremo anche di tecnologia, di storia e anche di attualità. Ermanno, questa sera apriamo parlando di salute e di quello che è stato un annuncio che come dire, ha dato una scossa, è stato un annuncio che fa ben sperare, e cioè quello dell'arrivo di questi vaccini terapeutici. Sì, noi usiamo il termine vaccino che nasce con ben altre tecnologie, ma diciamo che è un sistema per attivare l'organismo malato a una sorta di autodifesa, e naturalmente di questo parleremo perché è importante, in quanto con questa tecnologia, che poi è una tecnologia è stata usata anche con il virus del Covid, noi hanno scoperto l'utilizzazione anche di questo meccanismo, non è lo stesso vaccino ma è un meccanismo analogo per combattere il cancro, che è il nostro tormento ormai il secolo, e questo è il secolo del cancro, perché abbiamo un inquinamento estremamente elevato, abbiamo un livello di contagio determinato dal fatto che una volta si andava col cavallo, col cammello, adesso vanno con l'aereo, per cui il contagio e la pandemia è facilmente riscontrata e sviluppabile. Ecco, questo è il punto, diciamo, di partenza, e con noi abbiamo degli ospiti che sono sicuramente di alto livello e ci spiegheranno un po', ma anche in futuro non abbandoneremo di seguire questa strategia per curare delle malattie che fino adesso inguaribili. Certo, certo. E per voi che siete a casa presento gli ospiti che abbiamo in studio questa sera. E saluto e ringrazio il professor Carlo Riccardo Rossi. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Professor Carlo Riccardo Rossi è un oncologo, ha lavorato per tanti anni all'Istituto Oncologico Veneto. E saluto in studio anche il professor Giovanni Leoni. Buonasera e grazie anche a lei di essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. Vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Odontoiatri e Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia. Ecco, insieme a voi due allora cercheremo un po' di spiegare, di raccontare, Ermanno, questa novità, dove effettivamente si stanno facendo dei passi importanti, perché fino a poco tempo fa di fatto per i tumori e in particolare per il melanoma, dopo appunto ne parleremo, non è che ci fossero molte speranze. Beh, la scienza prosegue, quindi sta facendo il suo percorso. Naturalmente vengono messi in campo degli studiosi, in questo caso è principalmente una donna che ha messo in piedi questo meccanismo, e poi è naturalmente tutta l'organizzazione che è necessaria per fare dei preparati a questo livello che consentono di guarire, o quantomeno aumentare la speranza di guarigione, perché abbiamo dei risultati che sono veramente positivi e anche, guarda caso, in tempi discretamente rapidi, cosa che invece normalmente un tumore ha tempi estremamente lunghi per applicare la cura giusta e per riuscire poi a comunque prolungare, male che vada, prolungare la vita del paziente, ma anche prolungare la vita del paziente a volte è sofferenza, per cui spesso ci si domanda se ne vale la pena, ma naturalmente, non sapendo esattamente come stanno le cose, i nostri futuri ricercatori saranno più abili di noi nel cercare queste cose. Certo. E allora io partirei con Riccardo Rossi, se ci può dare un incipit su questo problema. Prego. Ma intanto, secondo me, va detto e va chiarito che questi vaccini che lei prima citava, no, come un'induzione maggiore di difesa da parte del sistema immunitario nei confronti di malattie, non solo dei tumori ma di malattie in generale, sono dei vaccini che non prevengono ma che nell'ambito dell'oncologia aiutano altri tipi di trattamento, in particolare in questo caso l'immunoterapia, a funzionare meglio. Cioè è un approccio complementare rispetto a quello che è l'approccio immunoterapico.
L'immunoterapia è un'innovazione. Vorrei spieghiamo ai nostri telespettatori, cioè il vaccino, se faccio il vaccino io per un tot numero di anni, di mesi, di anni, sono protetto. Invece in questo caso si interviene quando la patologia è già in atto, prego. Esattamente. Qui in questo caso si affianca quello che è l'effetto dell'immunoterapia, che è un trattamento già messo a punto, in particolare contro il melanoma, perché il melanoma è una malattia immunogenica che da questo punto di vista l'organismo riesce a riconoscere, anche se il melanoma poi mette in atto tutta una serie, come tutti i tumori, una serie di trucchi per cui il meccanismo poi si inceppa e il tumore progredisce. Però è un tumore immunogenico. Sostanzialmente si nasconde. Si nasconde, e quindi la reazione anticorpale non funziona perché non lo trova. Esattamente, ecco, esattamente. In parole povere. Esattamente. Infatti l'immunoterapia cosa fa? L'immunoterapia toglie il freno alla risposta che l'organismo mette in essere contro il tumore, perché l'immunoterapia è basata sul fatto che, in questo caso, che l'organismo riesce comunque a riconoscere il tumore, però a un certo punto si blocca. Quindi l'immunoterapia, l'anticorpo che noi diamo per curare in questo caso il melanoma, va a reprimere quella che era una repressione che l'organismo stesso mette in funzione. Quindi ci sono delle cellule immunoregolatrici che comunque funzionano per frenare la risposta al tumore, che vengono messe a tacere dall'immunoterapia, e questo è un meccanismo d'azione dell'immunoterapia. Un altro meccanismo d'azione dell'immunoterapia, basato sull'uso di un altro farmaco, di un altro tipo di farmaco, è invece quello di andare a inibire la produzione da parte del tumore di sostanze che inibiscono la risposta immunoterapica. Il tumore stesso produce delle sostanze, si chiamano PD-1 in termini tecnici, sono degli enzimi che a un certo punto, prodotti dal tumore, inibiscono la risposta da parte delle cellule immunocompetenti. E questo è un altro meccanismo d'azione. A questi due meccanismi d'azione dell'immunoterapia si può associare, questa è la novità, il fatto che la somministrazione di antigeni selezionati in laboratorio del tumore, messi dentro a delle vescicole lipidiche e iniettati nel corpo, sono in grado di far riconoscere, e qua è la novità, sono in grado di far riconoscere dal sistema immunitario e in grado di far produrre dal sistema immunitario, avendo riconosciuto gli antigeni, delle difese che altrimenti non sarebbero in grado di essere attivate. E mi riferisco in particolare ai linfociti B, che producono gli anticorpi contro il tumore, e alle cellule, sempre linfociti, che agiscono direttamente andando a uccidere le cellule tumorali. Queste cellule che vengono a contatto con gli antigeni veicolati attraverso questa, che chiamiamo vaccino, ma insomma in realtà adesso non è il vaccino classico, è l'iniezione di sostanze che entrano nelle cellule, è l'mRNA quello che entra nelle cellule, quindi è il pezzettino di molecola che viene prodotto dalla cellula per trasferire l'informazione che è sul DNA ai ribosomi, che sono quelli che producono poi le proteine. Va bene? Allora, in questo caso questo mRNA è veicolato attraverso dei liposomi, che sono delle vescicole di grasso sostanzialmente, microvescicole di grasso, nelle cellule. Le cellule in questo modo vengono messe in condizione di produrre degli antigeni, il tumore riconosce gli antigeni e si attiva quindi la risposta immunitaria. Quindi abbiamo da un lato l'immunoterapia che dereprime, diciamo, no? La risposta immunitaria, dall'altro lato abbiamo qualcosa che la stimola, che è quello che induce il vaccino.
Quindi, a differenza dei vaccini che io, ripeto, quelli li faccio prima in previsione di una malattia che viene più tardi, io intervengo direttamente quando conosco, ho la diagnosi della malattia e quindi ho un meccanismo di intervento immediato e, diciamo, in tempi reali. E questo consente naturalmente comunque di difendere l'organismo. Sì, i risultati comunicati finora, non ancora pubblicati dalle aziende che producono questi vaccini, che poi sono le stesse che hanno messo in commercio i vaccini contro il Covid e che hanno contribuito molto alla possibilità che questi vaccini si sviluppino, perché il problema non è tanto il fatto di capire il meccanismo, il problema è, perché il meccanismo è quello che ho spiegato prima, il problema è far sì che l'mRNA arrivi nelle cellule. Questo era il punto fondamentale e il grande sviluppo che si è avuto con la terapia anti-Covid, con i vaccini anti-Covid, è stato proprio questo, cioè di consentire all'mRNA di arrivare in maniera abbastanza cospicua ed efficiente all'interno delle cellule. Questa è la novità che c'è stata proprio grazie al Covid. Al Covid, quindi diciamo è un buon punto di partenza. E Leoni, come potremmo applicare questa, cioè l'importante è tenere sotto controllo gli eventuali tumori in fase di crescita, quindi sarà necessario una sorta di visita continua o di controllo continuo del proprio organismo per riuscire a utilizzare non il vaccino ma diciamo l'agente che attiva la guerra contro il tumore. Sì, diciamo che questa è una terapia, non è un senso di prevenzione, ma abbiamo utilizzato alla fine un sistema di ricombinazione genetica tramite degli esami anche di tipologia. Infatti questo tipo di terapia non può essere fatto per tutti quanti i tumori, ma soprattutto per i tumori che sono eziologia virale e in particolare per esempio l'HPV è stato sperimentato in una parte, in circa una decina di tipologia di tumori della mammella, diciamo, e poi per altri tipi di tumori parte del polmone, perché c'è da dire che l'istologia, cioè l'origine e la differenziazione dei tumori è estremamente variegata. Questo tipo di terapia agisce solo in alcuni che sono più sensibili a questo tipo di terapia mediata con questo RNA messaggero che alla fine dà questo potenziamento di quella che poi una risposta immunitaria naturale. Noi abbiamo purtroppo nelle ultime decadi di vita il sistema immunocompetente, che è quello che intercetta le migliaia di cellule neoplastiche o cellule deviate che vengono prodotte per errore, per sbaglio all'interno del nostro organismo e vengono eliminate nel corso della vita. Purtroppo nelle decadi più avanzate il sistema immunocompetente diminuisce di efficacia e quindi sono quelle che hanno la maggiore frequenza di tumori a vario titolo, questo come meccanismo generale. In questo caso si stimola proprio una risposta diretta nei confronti del tumore una volta che si è ottenuto la tipologia specifica. E non è una terapia nuova, e diciamo che sono almeno 30 anni che si sta studiando. C'è da dire che c'è stato un salto generazionale valutato quasi in 10 anni di progresso dato da questo anno di studio spasmodico per quanto riguarda la terapia per il Covid, che usa un tipo di combinazione per quanto riguarda appunto i vaccini a RNA messaggero, che sono stati poi veicolati anche per quanto riguarda la terapia per i tumori. Chiaramente questo apre, dicono per quanto riguarda gli esperti, la possibilità entro il 2030 di avere delle grandi possibilità di terapie anche per altri tipi di tumori. Però, come diceva il professore, per il momento ci sono molti annunci, diciamo, alcuni studi sicuramente confermati, naturalmente poi bisogna che ci siano delle conferme per quanto riguarda linee guida di applicazione di questa nuova terapia. Certo. Bene, allora vediamo il contributo che ci consente di approfondire questo meccanismo innovativo per la battaglia contro i tumori.
Il vaccino mRNA sviluppato dalla casa farmaceutica americana Moderna contro il cancro, usato in combinazione con l'immunoterapia, prolunga il tempo libero da recidiva o la sopravvivenza di pazienti con melanoma avanzato, l'aggressivo tumore della pelle. I dati sono stati presentati all'annuale convegno dell'American Association for Cancer Research in Florida e anticipati in parte a dicembre. Dati che hanno mostrato una riduzione del rischio di recidiva o morte del 44% in chi ha ricevuto la combinazione rispetto a chi ha ricevuto la sola immunoterapia. Nel 2020 nel mondo sono stati diagnosticati quasi 325.000 nuovi casi di melanoma, una neoplasia che molto spesso si ripresenta con ricadute. Lo studio di fase 2 su un gruppo di pazienti, coordinato, ha coinvolto 157 donne e uomini con melanoma in stadio terzo o quarto, in cui la malattia era stata rimossa chirurgicamente. 107 hanno ricevuto il vaccino sperimentale più l'immunoterapia con pembrolizumab e 50 il solo pembrolizumab di Merck MSD in Italia. A distanza di 2 anni, 24 pazienti del primo gruppo, il 22%, e 20 del secondo, 40%, hanno avuto una recidiva, cioè equivale ad una riduzione del 44% di ricaduta. La profonda riduzione del rischio di sopravvivenza libera da recidiva, ha spiegato la farmaceutica americana Moderna, ci suggerisce che questa combinazione potrebbe essere un nuovo mezzo per prolungare la vita dei pazienti con melanoma ad alto rischio. Non vediamo l'ora di iniziare la sperimentazione di fase 3 ed estendere i test al cancro del polmone e non solo. In particolare, il vaccino a mRNA di Moderna, sviluppato a partire dai campioni dei tessuti rimossi in ciascun paziente, è basato sulla stessa tecnologia del vaccino anti-Covid e insegna al nostro sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, in questo caso quelle di cellule tumorali. La combinazione con pembrolizumab ha avuto a febbraio la designazione di terapia fortemente innovativa dalla Food and Drug Administration, l'agenzia regolatoria statunitense, procedura che velocizza la revisione. Poiché a tutti i volontari dello studio è stato rimosso il tumore, i ricercatori sono stati in grado di analizzare le loro cellule per i neoantigeni specifici di ciascun melanoma e creare un vaccino personalizzato per ciascun paziente. Di conseguenza sono state prodotte cellule T specifiche per le proteine del neoantigene codificate dall'mRNA. Quelle cellule T potrebbero quindi attaccare qualsiasi cellula di melanoma che cerca di crescere o diffondersi nell'organismo del paziente. Sempre Moderna, per voce del suo direttore sanitario, in un'intervista ha affermato che in appena 5 anni l'azienda sarà in grado di produrre vaccini a mRNA personalizzati per diversi tipi di tumore e per tante altre patologie. Diciamo che parliamo di vaccini terapeutici e quindi non preventivi, ma che funzionano con la stessa filosofia e con i medesimi meccanismi utilizzati nei vaccini Covid. Insegnano cioè al sistema immunitario a riconoscere il nemico, che sia un virus, un batterio o una cellula tumorale già presente, oppure molecole alla base di altre patologie. Vaccini non universali, ma personalizzati, realizzati su misura. Moderna ritiene che entro pochi anni, forse già per il 2030, si potrebbero avere quindi vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro, le malattie cardiache, autoimmuni, respiratorie ed altre, tra cui malattie rare. Una speranza per migliaia, se non milioni, di persone. Quindi è un balzo in avanti e il melanoma è una delle patologie più rischiose perché ha un'efficacia molto alta e soprattutto è molto rapido nella sua evoluzione. E prego, professore, quindi questo tipo di cura blocca rapidamente l'evoluzione del tumore e quindi consente una guarigione più rapida, perché contro il melanoma fino adesso, a parte gli interventi chirurgici che non sempre riescono a estirpare il tumore,
comunque è un tumore che si può ripresentare a distanza di qualche tempo, anche breve. Prego. Ecco, in questo caso parliamo di terapia cosiddetta adiuvante, in questo caso specifico del vaccino associato all'immunoterapia. Significa una terapia che viene somministrata al paziente dopo l'intervento chirurgico ai fini di sterilizzare gli eventuali micrometastasi che possono esserci nel corpo già presenti ma non rilevabili con gli esami strumentali come la PET, la TAC, eccetera. Ecco, nei pazienti cosiddetti ad alto rischio, come diceva prima nel servizio, questo rischio che ci siano delle micrometastasi è molto alto, perché sono pazienti che avevano o già metastasi a distanza viste e tolte chirurgicamente, oppure metastasi linfonodali tolte chirurgicamente. Quindi la probabilità che avessero dei microfoci era molto elevata, è molto elevata. Allora, l'aiuto, quindi terapia adiuvante, l'aiuto che si dà alla chirurgia in questo caso è proprio quello di cercare di andare a sterilizzare questi microfoci. Quindi parliamo non tanto in questo caso di una terapia che va a curare la metastasi normalmente sviluppata e sulla quale è più difficile intervenire. Parliamo di piccole quantità di tumori che possono essere presenti nell'organismo, ma che vengono, se vengono riconosciute dal sistema immunitario, più facilmente possono essere sterilizzate. Questo comunque non significa che abbiamo il 100% di probabilità di curare il tumore. Perché? Perché questi pazienti hanno normalmente una probabilità di sopravvivenza intorno al 30-40%, normalmente parlando. Con l'immunoterapia da sola questa probabilità di sopravvivenza aumenta del 10-20%. Probabilmente in questo modo, ma non lo sappiamo ancora perché non è ancora stata fatta un'ampia sperimentazione che metta a confronto i due tipi di approccio, solo l'immunoterapia verso l'immunoterapia più il tumore, e non lo sappiamo ancora, ecco, probabilmente ci sarà un aumento di questa probabilità di sopravvivenza dei pazienti, perché in questo modo riusciamo con più efficacia a sterilizzare le micrometastasi. Bene, ma praticamente è una medicina specifica per alcuni tumori, quindi bisogna ricercare anche altri meccanismi analoghi per altro tipo di tumore, perché non è soltanto come la penicillina, l'antibiotico, che cura mediamente tutti i batteri, diciamo, salvo gli antibiotico resistenti, ma questa invece va a colpire soltanto alcuni tipi di patologie di tumori, e quindi ci saranno tanti, diciamo, medicinali specifici per ciascuno. Prego. Entriamo in campo dell'ingegneria genetica, è un campo affascinante per quanto riguarda le ricombinazioni. L'mRNA messaggero è un acido ribonucleico a catena singola, il DNA invece a catena doppia, quindi è più facilmente manipolabile, ma chiaramente bisogna avere l'origine, diciamo, cioè la tipologia del tumore, analizzarla e ricombinare l'mRNA in relazione a quello che è appunto la tipologia di tumore, si chiama appunto personalizzazione della terapia. E naturalmente il tutto è in evoluzione per quanto riguarda la creazione di questo nuovo tipo di terapie. C'è da dire che non sono di immediata azione, quindi tutto quello che è alla base, cioè l'attività di prevenzione per quanto riguarda i tumori, le terapie attualmente in atto, rimangono assolutamente basilari, perché si richiamo anche in questa situazione la possibilità di prevenire per quanto riguarda sia i tumori della mammella, sia per quanto riguarda la cervice uterina, sia purtroppo quelli del colon retto, che languono un po' per quanto riguarda, diciamo, il tipo di prevenzione con sangue occulto, perché quella rimane la base, la prevenzione del tumore. La possibilità di potenziare quelli che sono i sistemi immunocompetenti dell'organismo e di dare la possibilità di avere la neutralizzazione per creazione di linfociti specifici con il riconoscimento delle cellule neoplastiche da parte di essi, questo è un qualcosa che è nell'evoluzione. È limitato a certi tipi di tumori al momento, è possibile che ci sia un'evoluzione migliore anche per quanto riguarda le malattie immunitarie,
e anche per quanto riguarda la rivascolarizzazione a livello degli endoteli cardiaci, perché sono stati sperimentati questi tipi di terapie sempre come mRNA messaggero anche per lo stimolo di ricostruzione di quelli che sono i tessuti danneggiati. Bene, ma possiamo fare il vaccino specifico anche per quel paziente, per quella patologia specifica, cioè un melanoma, però un melanoma che presenta delle diversità, per esempio su quel paziente, quindi prelevo dal paziente dei campioni e poi intervengo specificamente su quello? Sì, prego. È possibile arrivare a questo. Certo, siamo ancora nella fase in cui si estraggono gli antigeni fondamentali dalle cellule, non gli antigeni specifici di quel paziente. Quindi questi vaccini sono basati su delle componenti cellulari che sono, diciamo, comuni a tutti i melanomi, non al paziente specifico. Però potenzialmente è possibile, cioè la grande novità di questa tecnologia terapeutica nuova è proprio questa, che noi riusciamo a mettere questa frazione di mRNA che può far codificare le cellule come noi vogliamo. Il problema era quello di fare arrivare il meccanismo d'azione lo conoscevamo, come diceva prima Leoni, sono 30 anni che si conosce la possibilità di indurre questa risposta immunitaria attraverso il meccanismo dell'mRNA messaggero. Ma il problema era che l'mRNA messaggero messo così, diciamo nudo, nell'organismo non funziona, perché viene immediatamente distrutto dalla cosiddetta reattività immunologica di natura nativa, che è quella reattività che noi abbiamo nei confronti di qualsiasi cosa entri nel nostro organismo, che l'organismo lo conosce come se stesso. Quindi se noi mettiamo queste frazioncine di DNA libere nell'organismo non va bene, non funzionano. L'altro problema era quello che quando si tentava di indurre la risposta immunitaria attraverso l'inoculazione di queste sostanze, si avevano delle reazioni infiammatorie importanti nel luogo dell'iniezione, e anche questo limitava l'uso di questo approccio. Sì. Ecco, la novità è stata questa con lo studio del vaccino che abbiamo sperimentato per il Covid, è stata questa, che sono riusciti a creare un vaccino meno immunogeno, quindi meno riconoscibile. L'mRNA che iniettano è meno riconoscibile dall'organismo rispetto all'mRNA, diciamo, nativo, va bene? E quindi è più facile che arrivi alle cellule, che devono essere poi il veicolo, il vettore poi che presenta al sistema immunocompetente la risposta, va bene? Quindi arriva più facilmente perché non viene distrutto, e dall'altro lato il fatto che induce una reazione infiammatoria molto limitata, tanto è vero che quando andiamo a vaccinarci, sì, c'è qualche caso che ha qualche male al braccio per qualche giorno, ma poi non succede niente in linea di massima. Quindi la novità è questa, cioè la novità è il fatto che riusciamo a portare l'mRNA nelle cellule, e possiamo fare alle cellule appunto azioni che prima era impensabile potergli fare, e possiamo personalizzare quindi al massimo, al singolo individuo potenzialmente, possiamo realizzare appunto l'immunizzazione attraverso il prelievo di sostanza dal soggetto stesso, potenzialmente, ho detto, non in questo momento, attraverso il prelievo di sostanza, quindi di tumore del paziente stesso. Lo sviluppo attraverso appunto la tecnologia nuova di mRNA compatibile con quel tipo di antigeni, e riniettare poi il tutto in modo tale da ottenere la risposta più specifica ancora rispetto a quella che riusciamo a ottenere adesso. Faccia conto che una risposta anticorpale che abbiamo adesso con questo tipo di vaccino è 17 volte più efficace rispetto
a quella che è la risposta anticorpale indotta dagli vaccini a vettore virale, per dire, che sono, che sono dei vaccini più grossolani, chiamiamoli così. Tanto è vero che sono meno efficaci. Più generici. Ecco, ma mi pare che non ci siano poi controindicazioni, perlomeno in questo momento non compaiono controindicazioni contro l'uso di questo tipo di vaccino specifico per quel tipo di tumore, per quel tipo di soggetto. Mi pare che sia questo il... Non ci sono controindicazioni conosciute adesso. Basate sull'evidenza. Anche teoricamente, diciamo, non dovrebbero esserci problemi per gli organismi vaccinati. Tanto è vero che per i Covid, anti-Covid, sono stati fatti milioni di vaccinazioni e tutto sommato, anche se il tempo di osservazione della coorte vaccinata è abbastanza breve, perché parliamo di qualche anno, certo, tutto sommato eventi avversi importanti non, in maniera proprio statistica non sono stati osservati. Lo stesso succede per questo tipo di tecnologia applicata ai tumori. Sì. Non si prevede che ci possano esserci effetti collaterali importanti. Beh, non avrebbe neanche senso. Certo, è un passo molto avanti, certo, rispetto alle tecnologie che fino ad adesso abbiamo utilizzato. Allora passiamo al secondo contributo, locandina, vediamo i punti di iniziativa. Vediamo se la regia ci mostra questo appuntamento della, dell'associazione Piccoli Punti, no, professor Rossi? Voi tutti gli anni fate informazione e come diceva prima il dottor Leoni, cioè l'importanza della prevenzione per i nei è una cosa essenziale, no? Sì, oggi abbiamo parlato di una terapia che possiamo applicare al 15-20% dei pazienti che sviluppano melanoma e quindi a una ridotta coorte, fortunatamente, dei pazienti, e che possiamo curare meglio potenzialmente. Però l'arma fondamentale che abbiamo contro il melanoma a tutt'oggi è la prevenzione, e non è solo contro il melanoma, contro i tumori in generale, ma il melanoma è sulla pelle e si vede, quindi nessuno dovrebbe morire di melanoma in teoria. Perché? Perché se il melanoma viene curato con un semplice intervento chirurgico in fase iniziale, le probabilità di guarigione sono 97-98%. Questa è la realtà. Tanto è vero che la sopravvivenza da melanoma a 5 anni nel Veneto è intorno al 85%. Quindi vuol dire che soltanto il 10-15% dei pazienti poi ha dei problemi grossi, che è la coorte contro la quale appunto si deve lottare attraverso l'innovazione terapeutica. Però l'altro 85%, che potrebbe diventare 90-95% con delle campagne di screening adeguate, ecco, l'altra coorte guarisce, ecco, lo dico, guarisce con la prevenzione cosiddetta secondaria. E noi come Piccoli Punti ovviamente ci siamo impegnati molto in questo senso. Però perché parliamo ai nostri telespettatori, cosa vuol dire attraverso... Attraverso la diagnosi precoce. Cioè, allora, spieghi ci sono meglio due tipi di prevenzione. No? C'è la prevenzione primaria, che significa insegnare alle persone un rapporto corretto con il sole per quanto riguarda il melanoma. Sì. E un pochino anche una corretta alimentazione, perché anche l'alimentazione può avere un suo effetto protettivo per esempio, a largo raggio. Cosa può nuocere, cioè risorgere un melanoma? Quello che è accertato sicuramente è il rapporto scorretto con il sole, cioè l'unica esposizione al sole d'estate. Scorretta, cioè le ustioni solari prese nella giovane età, nella adolescenza, si trasformano poi in un fattore di rischio importante durante tutta la vita. Questo è dimostrato da più studi epidemiologici. Quindi la interrompo un attimo, sempre per chiarire ai nostri telespettatori. Quegli oli che si mettono per proteggere la pelle sono utili o soltanto un palliativo? Sono molto molto utili. Una protezione dipende anche... E tenere una protezione molto alta, non un po' bassa. No, da 30 a 50. I nostri telespettatori si difendono adesso. Allora, dipende molto da che tipo di pelle uno ha, perché se uno parte dalla pelle che non si protegge, no, il cosiddetto fototipo 1 o 2, cioè significa che ha i capelli chiari, gli occhi chiari, la pelle bianca,
Ecco, quello è un soggetto che di per sé è già a più rischio di sviluppare non solo il melanoma, tumori della pelle in generale, perché anche i basaliomi, anche i carcinomi spinocellulari della pelle sono indotti molto spesso dai raggi solari, dall'accumulo delle mutazioni legate all'esposizione solare. Questo non significa che non bisogna prendere il sole, significa che bisogna prendere il sole in maniera corretta, cioè giustamente, come diceva lei, proteggersi con delle creme, cercare di evitare le ore centrali della giornata, soprattutto nei soggetti a rischio, come dicevo prima, e cercare di non stare nei lettini solari, come si vedono nelle spiagge tante volte le persone, per ore. Sì, certo. Non serve a niente, perché 20 minuti di sole presi al giorno sono sufficienti per stimolare la vitamina D, che poi è benefica. Certo. Quindi 20 minuti di sole li prendiamo anche andando a fare una passeggiata. Certo, non certo. È necessario stare ore al sole. Questa esposizione continua dipende anche dai mesi, mi sembra, no? Certo. Ci sono dei mesi dove l'esposizione, per esempio invernali, sono più pericolosi, anche se siamo vestiti, rispetto invece a quelli estivi. Il sole, i raggi solari ovviamente vanno a colpire la pelle laddove è scoperta, certo. Quindi tanto più coperti siamo, tanto più ci proteggiamo da questo punto di vista. Quindi noi focalizziamo la nostra attenzione quando andiamo a parlare nelle scuole con i bambini, eccetera, no? Perché poi anche i genitori siano informati di questo, non è solo un rapporto con i bambini. Ecco, li educhiamo a comportarsi bene nei momenti a maggior rischio. Certo. Che sono appunto i momenti in cui la gente, con i weekend, che negli ultimi 50 anni sono diventati il momento dello sfogo per tutte le famiglie, quindi la gente va fuori, è all'aria aperta, prende il sole perché pensa che in quei dei giorni immagazzina tutto il sole che durante la settimana non può, durante i mesi invernali non può. Ecco, quel modo di approccio al sole è scorretto. Cioè, anche in quei momenti bisogna proteggersi e avere un rapporto, come dicevo prima, corretto, in modo tale poi da evitare con gli anni. Il melanoma nel bambino è molto raro. E il melanoma comincia a comparire con una certa frequenza dopo i 40 anni e aumenta via via con l'età. Sì. Però i danni causati sono i danni delle ustioni accumulati solari negli accumulati anni prima. Ho capito. Bene, allora... Dottor Leoni, professor Leoni, cosa possiamo consigliare ai nostri telespettatori, oltre la cautela, eccetera, ma anche l'unguento post, cioè preventivamente mi metto degli oli e mi proteggo, ma poi se si arrossa la pelle ho qualche cosa che mi può aiutare ulteriormente per abbassare questo rischio? Beh, una cosa che mi ha sempre colpito è stata la scuola dermatologica e dermatologica chirurgica australiana, diciamo, perché in Australia c'è un tasso di tumori della pelle elevatissimo rispetto, diciamo, alla popolazione mondiale, per la tipologia di popolazione che i nativi hanno una pelle già protetta, ma l'importazione soprattutto della Scozia, dell'Irlanda, dall'Inghilterra nei secoli scorsi ha portato una popolazione di pelle chiara, addirittura con capelli rossi, ha un'esposizione solare completamente differente. E quindi questo deve essere di monito, diciamo, per i telespettatori da questo punto di vista. Mi corregga se sbaglio, professore, no, dal punto di vista qua. Dici giusto. Che è una cosa proprio, diciamo, mediatica. Ecco. Poi esiste chiaramente un numero di nei, diciamo, di nevi che sono relativi da soggetto a soggetto. Esistono le mappe, diciamo, dermatologiche che possono essere... implementate anno dopo anno, soprattutto per soggetti che hanno anche una componente ereditaria da questo punto della predisposizione. E poi chiaramente anche la modifica insomma, di nei magari noti, il cambio di diametro, l'arrossamento, sono, diciamo, le basi di quelle che sono poi le problematiche di variazioni di aspetto dermatologico, devono avere, diciamo, una visita adeguata da questo punto di vista. Poi l'esposizione chiaramente, come diceva il professore, c'è molto di moda, è molto, diciamo, una tendenza a quelle che sono i desideri di appartenere a determinati canoni estetici che superano molte volte quella che è la capacità della pelle di avere anche un'evoluzione naturale
la maggiore esposizione al sole, lo insegnano, diciamo, la pelle dei pescatori, diciamo, sì, è quella che poi dà anche un danneggiamento, una trasformazione fibrotica a livello della componente, si ripeta l'elasticità, è quella che è la necessità anche di avere una protezione da quelli che sono gli insulti delle radiazioni solari, perché tali sono, stimolano per carità la melatonina, c'è questa bella abbronzatura, diciamo, però ci sono anche dei danni e quindi l'esposizione deve essere solamente graduata e cambiare i filtri solari di anno dopo anno, perché adesso c'è la bella stagione, diciamo, sì, e perdono di efficacia, diciamo, le creme lasciate lì nelle armadi da una parte all'altra. Possiamo dare, professor Rossi, un consiglio, visto che ciascuno di noi ha in tasca una macchina fotografica, che sarebbe il famoso telefonino, no? Allora, uno può mapparsi anche da solo, magari con l'aiuto della moglie, piuttosto che la moglie aiuta il marito, no? Quindi fotografo la pelle di una certa zona e controllo a distanza di tempo se insorgono delle macchiette nere. E allora già mi proteggo, ma la stessa cosa lo può fare il medico, solo che questa ormai abbiamo una tecnologia talmente avanzata che potremmo anche utilizzarla. Prego, professore. Allora, quando parliamo di mappatura di nei, parliamo di dei soggetti che in realtà necessitano della mappatura dei nei. E questi nella nostra realtà, diciamo, geografica, quindi il Veneto, significa il 5-7% della popolazione. Non significa tutta la popolazione, perché generalmente le persone non hanno i fattori di rischio tali da cui deriva la necessità di una mappatura. Beh, ma vuol dire 250.000? Vuol dire un numero notevole, sì. Il numero di visite richieste, solo in Veneto. No, richieste ogni anno nel Veneto è di 95.000 visite dermatologiche, quindi per nei. Sì. Quindi significa che ce n'è una coorte abbastanza importante, sì, però certo, gli abitanti sono 4 milioni e tanti, 5 milioni. 5 milioni. Allora, quando si deve fare la mappatura? La mappatura va fatta possibilmente in maniera corretta, perché? Sì. Perché? Perché bisogna che il dermatologo intanto individui i soggetti che hanno bisogno realmente della mappatura, che sono quelli che hanno quei fattori di rischio di cui si accennava prima, la familiarità, il fatto di aver già avuto un melanoma, il fatto di avere la pelle di un certo tipo, chiara, gli occhi, eccetera. Ecco, tutti questi soggetti che hanno questi fattori di rischio e che hanno anche tanti nei, e soprattutto se questi nei vengono giudicati dal dermatologo nei cosiddetti atipici, significa quindi nei diversi da quello che è la normalità, che potenzialmente potrebbero essere anche dei melanomi. Allora, questi soggetti vanno mappati in maniera corretta dal servizio di dermatologia che si occupa del problema. Sì. È chiaro che uno può farsi una foto di un neo, mandare la foto al dermatologo e dire esatto, cosa ne pensi, però non è sufficiente. Ma diciamo che potrebbe essere un dubbio che può attivare poi un intervento da parte della... Può essere un dubbio, giustamente, però questo deve rientrare in una cultura generale, certo, che anche stasera stiamo formando con questa trasmissione, perché alla fine della storia questa trasmissione dà l'input alla popolazione, dire guardatevi la pelle, certo, perché è un messaggio che non è arrivato alla popolazione, quello di guardarsi la pelle. Certo. Non è arrivato. Le donne si palpano il seno dopo la doccia generalmente, perché è arrivato il messaggio, state attenti che potresti avere un nodulo. Esatto. Lo sanno. Ma io quando aderisco a queste campagne di screening dei piccoli punti e andiamo nelle fabbriche o andiamo ai tornei di calcetto o alla maratona domani di Padova, sì, saremo prese. Ecco, io qualche volta chiedo alle persone, ma vi guardate la pelle o no? Ce ne sarà uno su 100 che mi dice sì, mi guardo la pelle ogni tanto. Sì, ma non la schiena. Questo e quindi è importante. Ci sono dei modi semplici, sì, per guardarsi la pelle. Quantomeno avere l'attenzione. Bisogna avere l'attenzione, nel senso che bisogna guardarsi e dividere un po' il nostro corpo, no? Sì. I settori. Pensare alle gambe, alle braccia, al tronco anteriore e posteriore. Quindi bisogna, certo, pensare in questi termini. Guardarci un giorno, due, tre, finché abbiamo memorizzato quello che, certo, è presente, e poi non farlo ogni mese, 15 giorni ogni mese, bisogna farlo ogni 4-5 mesi, sì, perché questa operazione consente di estrarre da questi nei quelli che poi cambiano, come diceva lei prima, no? Perché il nei
che diventano melanoma, che sono il 30% circa, 30% dei melanomi nasce da un neo, significa, sì, non certo, che il 30% dei nei dà il melanoma, certo, il 30% nasce da un neo. Allora, questi nei cambiano e quindi possono essere intercettati i cambiamenti proprio se questa operazione di valutazione non avviene troppo spesso, perché il melanoma tende a cambiare in 3-6 mesi. Esatto. Quindi se questo... noi ci guardiamo in 15 giorni non capiamo niente. Certo, e quindi questo è il rischio, perché il melanoma evolve rapidamente. E volevo dare un'altra informazione. Prego. Che è importante secondo me, a proposito di questo e della mappatura. Stiamo mettendo a punto un sistema di mappatura fotografica, è per il momento un sistema sperimentale, che consente di fotografare in tempo reale, quindi in pochi secondi, il soggetto da diversi punti di vista. Ci sono 12 macchine fotografiche e che consente quindi poi, attraverso un meccanismo di intelligenza artificiale, di fare il confronto della fotografia fatta oggi con quello che è la fotografia fatta fra 3 mesi o 4 mesi o 6 mesi. Quindi colore e dimensione. E ci fa vedere sia il colore, sia la dimensione, sia la temperatura del neo, perché anche, certo, la temperatura, sì, ha la sua importanza. Ma rilevando immagini morfologiche e temperatura insieme e mettendo tutto all'interno di un sistema che ci consenta, che impari queste cose, quindi intelligenza artificiale, e che poi ci dia un responso, io credo che se la cosa va in porto riusciremo a dare ai dermatologi uno strumento che faciliterà molto questo aspetto del controllo nel tempo del paziente, riducendo i tempi, perché la mappatura oggi ci mettiamo 40 minuti a farla. Certo. Se questa macchina funziona ci metteremo 4 minuti a fare la mappatura. Perfetto. Certo. E allora diciamo che lanciamo l'idea ai softwareisti che cerchino di creare un software che possa essere utilizzato in questo senso, perché aiuterebbe molto e un eventuale, diciamo, blocco di questo. Un controllo, diciamo, un controllo che facilita il controllo sostanzialmente. Sì. È una delle cose che diremo la giornata del 6 maggio, perché la giornata del 6 maggio, che prima si vedeva nella locandina, no, sì, è focalizzata sulla prevenzione del melanoma. E dove avviene questa? Avviene allo IOV. Allo IOV. Il giorno 6 maggio noi faremo un incontro con la popolazione per spiegare proprio quali sono le iniziative che la Piccoli Punti in questi anni ha messo a punto e continua a mettere a punto, fra cui la macchina di cui parlavo prima, che è sponsorizzata. Bisogna prenotarsi oppure... Sì, basta, credo che sia da prenotarsi, ma è libero l'ingresso comunque, insomma, sì, non è? Sì. Allora, lì ci saranno appunto sia le iniziative di prevenzione primaria, sia quindi il rapporto corretto col sole da insegnare, sia quelle di iniziative di prevenzione secondaria, quindi saperci autovalutare, quindi saper valutare qual è il nostro rischio di sviluppare un melanoma. A questo proposito abbiamo messo a punto il melanometro noi. Non avete mai visto voi il melanometro? No, questo è nuovo. Il melanometro è al momento un foglio di carta dove ci sono 6 fattori di rischio principali, no? Graduati. Allora il soggetto vede i 6 fattori di rischio e mette una croce, no, nella riga del fattore di rischio dove lui pensa di trovarsi. Dopodiché queste crocette vengono trasferite su un bersaglio, vengono poi riuniti i puntini del bersaglio e si vede l'area del rischio. Quindi di confronti del 100% che è il bersaglio, se tu hai un'area grande hai un rischio elevato, se hai un'area piccola hai un rischio basso. Melanometro, diciamo così in maniera colloquiale, sì, è un sistema che è già utile per la popolazione, certo, per essere, diciamo, informata su quella che, sì, è la possibilità di, certo, rischio. E l'altro aspetto che stiamo mettendo a punto è un aiuto che possiamo dare ai dermatologi, oltre ovviamente l'attività che facciamo allo IOV di prevenzione secondaria, che è enorme, perché facciamo 30.000 visite all'anno noi allo IOV per la prevenzione secondaria del melanoma. Ecco, oltre a questo, diciamo che questa macchina potrebbe essere di vero aiuto, perché consente di ridurre molto i tempi e di essere più, diciamo, specifica nell'informazione da dare al dermatologo. Bene, grazie del vostro intervento, io spero che i nostri telespettatori che ci hanno seguito hanno imparato e diffondano anche questo tipo di cultura, perché aiuta tutti
e ritorneremo, magari faremo un servizio proprio su questo intervento allo IOV. Grazie. Professor Carlo Riccardo Rossi per essere stato con noi, grazie al professor Giovanni Leoni, grazie per il vostro contributo. Sicuramente poi questo è il periodo in cui si comincia appunto a prendere il sole, a esporsi, quindi anche se ci sono buone novità sul fronte delle terapie, sicuramente la cosa migliore, e questo vale non solo per il melanoma, ma come diceva anche Leoni prima, anche per gli altri tumori, soprattutto quello appunto anche al colon, che è sicuramente un altro molto, molto diffuso, la cosa più importante è la prevenzione, quindi corretti stili di vita e anche attenzione al proprio corpo. Grazie ancora per essere stati con noi. Per i telespettatori andiamo un attimo in pubblicità e poi ci occuperemo di energia e di batterie, in particolare quelle al litio, ma cercheremo anche di capire se ci sono altri materiali che possiamo utilizzare per le batterie. A tra poco.